Facciamo la sezione video poesia. Quindi io passo la parola a Dimitri che ci dice un po' com'è andata e ci racconta un po' questo percorso, più vediamo il video che ha vinto. Ok? Buonasera a tutti, vi ricordo che siamo in diretta su Facebook, quindi condividete per quanto possibile l'evento. Adesso sono veramente orgoglioso anche quest'anno di aver portato questo premio, che poi è stato un festival l'anno scorso a livello internazionale, è l'unico festival e premio di videopoesia al mondo che tratta il tema dei borghi, degli spazi in disuso, ma che già dall'anno scorso strizza l'occhio anche ad una nuova visione urbana del borgo, anche in considerazione del fatto che circa il 70% delle persone vivono in città e quindi vivono nelle grandi megalopoli. La grande megalopoli ha fallito e adesso stranamente c'è un ritorno nei borghi. I borghi sono circa 5.000, borghi fantasma, ma anche borghi parzialmente abitati, come può essere quello di Pereto. Ci siamo lasciati l'anno scorso con 1.500 video provenienti da che è stato girato appunto del bellissimo borgo di Bagnoregio nel Lazio. Che cosa è successo? Il premio in effetti è diventato itinerante, una rassegna è stata captata, presa dal premio Bologna in Lettere a Bologna, ma anche Versopolis, che è la piattaforma europea più importante di poesia albiana. Quest'anno il tema è stato la forma della città, quindi quando Pasolini punta la sua videocamera alla città di Orte, in realtà fa riferimento anche a quell'ecomostro che si trovava a fianco, quindi anche che si trova a fianco, no? Quanti ecomostri ci sono qui, anche a Pereto, qui sotto, ma come in tutti i borghi d'Italia. Quindi un po' questa una nuova visione estetica e di rispetto soprattutto di questo senso comunitario che noi stiamo lasciando e che la città ci ha parzialmente, come dire, accantonato. Io vado subito al tema. Intanto ringrazio tutto lo staff, la giuria, dal professor Leonio, dalla poetessa Alessandra Prospero, dal filmmaker Marco Di Gennaro e dal maestro Roberto Bisegna. Adesso andiamo a leggere. So we are going to introduce, because there are all these participants that are following us from all over the world. Parlo in inglese perché ci stanno seguendo da tutto il mondo. Stranamente non c'è nessun video italiano selezionato per la forma della città. Quindi we are the device di Mark Neus, Australia, Well of Babel di Hélène Mathé, Canada, The 37 di Plain Paper Production, Gran Bretagna, Lodingen di Pierre Corner, Norvegia, Metamorfosi di Marie Carven, Australia, girato con Edoardo Iago in Spagna, Scary Places, Shape and Sight di Pamela Falkenberg e Jack Catron, sempre statunitensi, Autumn di Sophie Goodman, Francia, Mad di Hélène Mathé con ben due video, City Oaks, Lagos, Nigeria, Ecoile di Shelton Shaw, che è statunitense ma il poeta, andremo a dire dopo chi è nigeriano, e Sensing Body and City di Johann Reichardt, Germania. So this is the list of the finalists, and so we are going to introduce the winner. So in perfect style, the winner is, so the winner is who? City of Lagos. So il grido della forma della città viene dalla Nigeria. The best performance è di Sensing Body and City di Johann Reichardt. Il miglior testo, the best poetic text is
City Halls of Lagos, così prende ben due nomination. L'altro, la miglior musica è di Scary Places, Shape and Sights, e per terminare si accaparra un'altra nomination, sempre Sensing Body and City di Joanna Reichardt, per il visual e per la fotografia. Adesso chiamerò Alessandra Prospero e Marco Di Gennaro, che ci illustreranno la motivazione, il lato testo, il lato visual. Io posso soltanto dire che Ekoile, Yoruba, significa El Lagos, casa. Io posso cercare di fuggire, posso cercare di trovare altro, un po' la mia Itaca, no? Penso che abbia ripreso questo il regista, il poeta è Tonga Ekot, però alla fine si ritorna a Lagos, come si ritorna a Peleto. Là è una forma della città, sono bidonvilles, ma anche il concetto urbano di borgo va a diventare una sorta di metafora, come abbiamo fatto l'anno scorso. E Sensi Body in City e Mitaccio è il corpo che diventa la città stessa. About Sensi Body in City, my topic is the fact that the body becomes the same city. Così io lascio la parola a Alessandra Prospero e a Marco Di Gennaro. Un grazie. Dopo le loro letture delle motivazioni vedremo il video vincitore. Grazie. Buonasera a tutti. È con grande piacere che vado a leggere la motivazione per cui City of Lagos ha decisamente vinto su tutti. Un luogo. Ed è proprio in questo spirito che Ekoile diviene una vera e propria ode tributata alla terra patria, madria, ma anche balia e compagna. Un'ode dedicata a uno dei luoghi più intensi, vibranti e travolgenti della terra, Lagos, in Nigeria. Il linguaggio è uno dei valori aggiunti di questa videopoesia, perché unisce la lingua Yoruba, come ha detto Dimitri Ruggeri, una delle lingue principali del paese, che troviamo nel titolo Ekoile, che si traduce infatti in Lagos è casa. Quindi unisce la lingua Yoruba all'inglese e l'inglese Pidgin, una sorta di slang locale, divenendo così un metalinguaggio che ci riporta all'autenticità della narrazione e alle radici semantiche di un intero popolo. La chiusa è eccezionale, la vedrete, per metrica, intenzione ed essenzialità. In poche sillabe, infatti, si compie la promessa di un'appartenenza viscerale e infinita. E ora, per chi ci segue nella nostra diretta in altre lingue, perché effettivamente abbiamo avuto diversi, anzi moltissimi, la maggior parte dei partecipanti che sono stranieri, quindi non hanno mandato dei lavori in lingua italiana, the American poet Edward Aston Cummings entitled one of his poems Love is a Place. And it is precisely in this spirit that Ekoile becomes a real ode paid to the homeland and motherland, but also nurse and companion, an ode dedicated to one of the most intense, vibrant, and overwhelming places on earth, Lagos in Nigeria. Language is one of the added values of his video poem, and it combines the Yoruba language, one of the main languages of the country, on the title Ekoile, that is translated into Lagos is home. English and English Fiji, a sort of Lagos language, thus becoming a meta language that brings us back to the authenticity of the narrative and the semantic roots of a people. The closure is exceptional in terms of metrics,
intention and essentiality. In a few syllables, the promise of a visceral and endless belonging is fulfilled. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie della presenza e devo parlare della parte un po' più difficile da raccontare a parole, quella visuale. Naturalmente preferisco che siate voi stessi a giudicare visivamente quello che fra un po' vedremo e devo dire che quello che mi è piaciuto principalmente è che è stato girato questo video, questa videopoesia come se fosse un piccolo film, raccontato con tutti quanti gli strumenti che normalmente mette a disposizione la narrazione cinematografica, visivamente e anche a livello di ritmo, a livello di colori, a livello di movimenti di camera, di pause e di racconto a tutti gli effetti. E per dirlo in inglese, it was shot like a little movie. The director used light and camera movements to show a metropolitan reality with all the colors of the city and the human beings it hosts. A common reality for billions of people.